Aprite, vi scongiuro. La tempesta mi ha scoperto in mezzo alla brughiera. Temevo di non uscirne vivo. Ehi! Ehi! Aprite! Ma non sono un brigante! Mi chiamo Nutwood, abito in paese, aprite! Per amor di Dio! Aprite! Aprite! Ah, maledetti! Maledetti! Negare l'ospitalità in una notte come questa, maledetti! Ah. Temevo di dover morire congelato là fuori. Se volete, avvicinatevi al fuoco. Ah, sì. Grazie. Oh, scusate. Non vi avevo visto. Grazie per avermi ospitato qui in casa. Chi vi ha mandato qui? Nessuno. Colpa del temporale, se io vi... Il signor Iglif vi conosce? No, no, ma lo conosco io di nome. E so che è il proprietario di questa casa. E per questo mi sono permesso di rifugiarmi qui. Non bisogna permettersi niente qui alla tempestosa. E del resto è assai strano che abbiate scelto una notte come questa per andarvene in giro. Non sapete che avete rischiato di sperdervi nelle paludi? Anche gente pratica di queste lande smarrisce spesso la strada quando il tempo è cattivo. Sì, d'accordo, ho sbagliato, ma adesso che cosa ci posso fare? Quello che volete, purché ve ne andiate di qui. Ma allora voi volete costringermi al suicidio? Ma dove sono capitato? Non c'è carità cristiana qua dentro. Questa era tempestosa, signore. E allora datemi un servo che mi farà da guida. Naturalmente lo ricompenserò. Non è questione di compenso. Non abbiamo servi per voi. E questo chi è? Stavo appunto spiegando a vostra moglie... Mia moglie. E chi sarebbe di grazia mia moglie? Ma io credevo... Scusate, signor Rickley. Il mio nome è Herton e vi consiglio di non dimenticarlo. Caterina. E poi libera. Non vuoi leggere? No, Herton. Stasera no. Grazie. Allora io vado a dormire. In quanto a voi sappiate che in questa casa un estraneo è sempre un estraneo, ricco o povero che sia. Perciò vi prego di sloggiare. Ma non posso tornare a casa senza una guida. Non avrei alcuna probabilità di uscire vivo dalle paludi. Rifate la strada che avete fatto venendo qui. È l'unico consiglio che posso darvi. E se domani vi dicessero che mi hanno trovato affogato in una palude, non avreste rimorso? Perché? Non è colpa mia. Buonanotte, Caterina. Allora che cosa devo fare? Questo vi insegnerà in futuro a non avventurarvi per le nostre brughiere. Noi non abbiamo camere per i forestieri. Ma se volete restare, potete dividere il letto con Joseph. Joseph! Joseph! Ma potrei almeno dormire qui su una sedia? No. No, qui non si può. Joseph! Joseph! Non gridate, Caterina. Forse il padrone è riuscito ad addormentarsi. Che mi importa? Che resti sveglio e si torturi con i suoi rimorsi e con il ricordo dei suoi peccati. Non dovete parlare in questo modo di un uomo così ammalato. Che muoia e che vada all'inferno. Quello è il suo posto. L'avete fatto entrare? Chi è stato? Chi ha dato il permesso? Lo dirò al padrone. Sono stata io e dormirà con te. Brutta strega maledetta.
Io sono l'unico che lavora in questa casa e l'unico che ha il diritto di riposare. Se ci sarà il tempo di riposare stanotte, perché il padrone sta male veramente. Voi ve ne state qua, tanto al fuoco, a scaldarvi e non vi preoccupate di vedere se ha bisogno di qualcosa, devo pensare a tutto io. Non alzare la voce, se è vero che hai tanta premura per il padrone. Oramai si è addormentato, per fortuna. Andatevene voi. Avete capito quello che vi dico? Ve ne dovete andare. E quando torno giù, vi trovo ancora in questa casa, vi sguinzaglio contro i cani. Mi dispiace, ma dovete proprio andarvene. Vi accompagnerò fino al cancello. Grazie. No, aspetta. Ma siete pazza. Fa come ti dico io. E se lo sapesse il padrone? Fa come ti dico io. Io non ne so niente però, eh. Siete stata voi. Venite. Ma fate piano, per carità. Vi auguro di riposare, signore. Grazie. Buonanotte. Come? C'era una stanza così vuota e volevate mandarmi fuori. Ma perché tutte queste difficoltà? Voi non potete capire, signore. Cercate piuttosto di prender sonno. Scusate, chi era quel giovanotto così sgarbato, quell'Ayrton? È il figlio del signor Eagliff. E la signorina? Chiama Caterina Linton. Ma questa è la sua stanza. C'è un suo ritratto. Strano. C'è qualche cosa di diverso, però. Ah, sì. I capelli. E nel ritratto sono neri. No, signore. Quella è la madre. Ed è morta. Si chiamava anche lei Caterina. E ditemi... La figlia le assomiglia molto. Questa donna, questa Caterina, ha abitato qui? È morta, signore. Vi prego, non mi fate altre domande. Buonanotte. Buonanotte.
Oggi andrò con Heathcliff nella brughiera a raccogliere nidi di gallo. Sarò molto contento. Dio, aiutami tu. Io impazzisco, lo amo troppo. Heathcliff. Heathcliff. Domani dovrò pensare il giorno del mio matrimonio. Temo di commettere un grave errore. Heathcliff. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Chi siete? Che fate qui? Sono un forestiero che ha avuto ospitalità qui nella nostra casa. Scusate, devo aver urlato nel sonno, ma ero sotto l'incubo, un incubo terribile. Sono costernato, signor Heathcliff, ma non volevo disturbarvi. Ma chi vi ha introdotto in questa camera? Chi vorrei sapere? Signore, che volete che vi dica? Anch'io sono furioso quanto voi contro la persona che ha voluto offrirmi questo letto. Se avessi immaginato di passare una notte come questa, vi giuro che avrei preferito rischiare la vita nella brughiera. Perché? Cos'è successo questa notte? Ma non so. Mi è parso di sentire delle voci, dei lamenti. E poi credo di aver visto un'ombra bianca attraverso la finestra, ma... No, ma forse può essere anche stata una mia suggestione, ma certo che qualche cosa di strano è successo qui. Allora è venuta qui stanotte. Ma chi? Mentre io non c'ero. Mentre io ero di là ad aspettarla. Katie! Vieni! Vieni, sono qui! Vieni ancora una volta, anima mia! Ascoltami, questa volta almeno! Calmatevi, voi non state bene. Da tanto tempo l'aspetto, capite? Non faccio che aspettarla. Ed è venuta mentre io non c'ero, maledetta! Maledetta! Una vita intera ad aspettarla. Oh, amore mio, tormento mio, ti supplico, vieni! Vieni! Su, calmatevi, ma in questo modo voi turbate l'anima che è nella pace dei cieli. E la pace dei cieli? Nel più profondo inferno, vorrete dire? Quello è il suo posto, in mezzo ai demoni. Mi ha torturato tutta la vita e continua a torturarmi eternamente. No, voi non dovete parlare così di vostra moglie, non è giusto. Non era mia moglie. Ma veramente io credevo che...